Ora vediamo le proprietà delle lenti convergenti. Sono simili a quelle degli specchi concavi, cioè gli specchi parabolici. Infatti avevamo visto che uno specchio parabolico focalizza in un punto chiamato fuoco i raggi che provengono paralleli dall'infinito, tutti paralleli all'asse ottico, e allo stesso modo riflette tutti paralleli all'infinito i raggi che escono quando la sorgente viene messa nel fuoco. Le lenti convergenti hanno la stessa proprietà. Queste lenti focalizzano in un punto chiamato fuoco tutti i raggi provenienti dall'infinito parallelamente, paralleli all'asse ottico. Come vediamo in questa figura, infatti, questi raggi arrivano, vengono deviati dalla lente, la attraversano e vengono focalizzati in questo punto. E allo stesso modo la lente fa uscire parallelamente all'asse ottico tutti i raggi che giungono da una sorgente posta nel fuoco della lente. Quindi qui abbiamo la proprietà della lente quando riceve i raggi paralleli e li focalizza nel fuoco. Qui invece abbiamo la proprietà della lente convergente quando riceve i raggi uscenti da una sorgente posta nel fuoco e li raddrizza tutti, cioè li allinea tutti quanti, facendoli andare all'infinito tutti paralleli. In realtà la lente ha due fuochi, a differenza dello specchio che ne ha uno solo. Ne ha due perché potremmo anche immaginare che i raggi paralleli provenienti dall'infinito provengano da destra, quindi tutti i raggi paralleli da destra vengono tutti focalizzati nel fuoco di sinistra. Quindi i raggi provenienti da sinistra paralleli vengono focalizzati nel fuoco di destra, i raggi provenienti da destra tutti paralleli vengono focalizzati nel fuoco di sinistra. Quindi la lente convergente ha due fuochi, ha due distanze focali che in linea di principio possono essere diverse. Sono la distanza tra il vertice della lente, il centro della lente, e un fuoco, e tra il vertice e l'altro fuoco, F e F', ma noi prenderemo in esame esclusivamente lenti che presentano la curvatura simmetrica e quindi hanno le focali uguali. Quindi vuol dire che i due fuochi si trovano alla stessa distanza, a destra e a sinistra, rispetto al centro della lente. Un'altra differenza ovvia ma fondamentale che distingue le lenti dagli specchi è che gli specchi riflettono i raggi, le lenti invece sono fatte di vetro, quindi si lasciano attraversare dai raggi di luce. Infatti i raggi di luce possono attraversare il vetro, che è un materiale trasparente, ma non possono attraversare il metallo, che è quello che riflette i raggi di luce nel caso dello specchio. Per costruire geometricamente le immagini prodotte dalle lenti convergenti utilizzeremo raggi di questo tipo, cioè che provengono paralleli all'asse ottico e poi finiscono nel fuoco, oppure che escono dal fuoco e poi vanno a finire all'infinito paralleli all'asse ottico. Utilizzeremo poi un terzo tipo di raggio, che qui non è disegnato ma che traccio con il mouse. È un raggio che arriva obliquamente, passa per il vertice, cioè per il centro della lente, e procede indisturbato. Ne traccio un altro da quest'altra parte, un raggio che proviene da sinistra obliquamente, passa per il centro della lente e poi procede indisturbato, cioè non subisce deviazione. Con questi tre tipi di raggi, quindi uno, due e quello che passa per il centro della lente, costruiremo tutti i disegni geometrici per ricavare le immagini prodotte dalle lenti convergenti.